Vogliamo la verità sulla morte del nostro Alex. Non crediamo alla versione dell'incidente. C'è troppa omertà e chiediamo a chissà di parlare. È il disperato appello di Sabrina e Luca Marangon, genitori di Alex, il barista scomparso la notte di domenica 30 giugno a Vidor, Treviso, e ritrovato senza vita alcuni giorni dopo, incagliato in un isolotto sul greto del Piave a Ciano del Montello. Quella tragica notte, il giovane aveva partecipato a un incontro spirituale guidato da due curanderi colombiani, sciamani noti per le loro pratiche di guarigione. La sua morte è avvolta nel mistero. I genitori di Alex non accettano l'ipotesi dell'incidente e sospettano che qualcuno possa aver fatto del male al loro amato figlio. Sono determinati a scoprire la verità, qualsiasi essa sia, e per ottenere risposte ritengono fondamentale mantenere alta l'attenzione sulla vicenda. Per questo motivo loro e gli amici hanno organizzato diverse iniziative, tra cui un concerto recentemente tenutosi a Marcon. Questi eventi non solo servono a onorare la memoria del ragazzo, ma anche a scuotere le coscienze e incoraggiare i testimoni a parlare. A margine di questi eventi, Luca Marangon ha dichiarato: «Abbiamo subito avuto l'impressione di trovarci di fronte a una grande omertà tra i partecipanti a quella serata. Sembra che ci sia stato un silenzio assoluto, forse per paura o per qualche motivo più sinistro. Ci chiediamo perché, se tutti erano veramente innocenti, abbiano atteso ben 4 ore prima di chiamare le autorità. Perché hanno lasciato trascorrere tutto quel tempo?» Inoltre è emerso un altro dettaglio inquietante. Il 30 giugno, poche ore dopo la scomparsa di Alex, il gruppo Telegram I Ritiri del Sole, a cui il barista era iscritto, è stato cancellato insieme a tutti i messaggi contenuti. Perché questa rimozione? C'è qualcosa che si cerca di nascondere? La procura di Treviso ha recentemente disposto esami tossicologici per tutti i partecipanti all'incontro, inclusi i test sui capelli, per fare luce su quanto accaduto. L'obiettivo dell'esame tossicologico è identificare le sostanze assunte durante il rito sciamanico. Questo test non potrà essere effettuato su 2 curanderi colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillos, che nel frattempo hanno lasciato l'Italia. Il loro avvocato, Oscar Palé Santandreu, ha fornito la sua versione riguardo alla presunta fuga dei 2 connazionali. Contrariamente alle voci iniziali, che sostenevano che i curanderi fossero partiti prima dell'arrivo dei carabinieri all'abbazia sconsacrata, il legale ha chiarito che i suoi clienti erano presenti quando i militari sono intervenuti. Ma è davvero così? Attualmente l'unica certezza fornita dall'autopsia riguarda le lesioni sul corpo di Alex. È stato accertato che alcune di queste lesioni sono antecedenti all'annegamento nel fiume, in particolare la frattura alla base del cranio e la rottura della parte sinistra della cassa toracica suggeriscono 2 scenari possibili. Alex potrebbe essere stato picchiato, oppure potrebbe essere caduto dalla terrazza dell'abbazia, situata a circa 15 metri di altezza. Se fosse così, perché Alex si trovava in quella posizione? Perché nessuno lo ha fermato e soprattutto perché nessuno ha visto nulla? Inoltre è importante chiarire lo stato psicofisico di Alex e degli altri 20 partecipanti al raduno. L'organizzatore dell'evento, il musicista e sciamano Andrea Zuin, ha negato che durante la serata sia stata assunta l'ayahuasca, una sostanza allucinogena vietata in Italia, che in dosi massicce può causare forme di dissociazione mentale. Il padre di Alex sospetta l'esistenza di un patto di silenzio tra i partecipanti al rito, una sorta di accordo tacito volto a nascondere dettagli cruciali e proteggere i presunti responsabili.